Nel cuore delle montagne, in un antico monastero zen, circondato da boschi silenziosi e ruscelli scintillanti, viveva un anziano monaco, un maestro spirituale molto rispettato, che aveva una profonda conoscenza del karma, il ciclo delle azioni e delle conseguenze che governa la vita di tutti gli esseri viventi. Un giorno, uno dei suoi giovani studenti si avvicinò a lui con occhi curiosi e il desiderio di apprendere la profonda saggezza del karma. Seduti in meditazione sotto un grande ciliegio in fiore, lo studente si rivolse al monaco: «Maestro, mi confondo spesso riguardo a cosa sia esattamente il karma e come funziona nella nostra vita. Potresti spiegarmelo, per favore?» L'anziano sorrise. I suoi occhi profondi e sereni riflettevano la luce del sole. «Ragazzo, il karma è un principio fondamentale nel nostro cammino spirituale e nella comprensione della vita. È il tessuto con cui il nostro destino è intrecciato, un fluire eterno di azioni e reazioni che si riflettono senza sosta». Il maestro prese un piccolo sasso e lo lanciò delicatamente nello specchio d'acqua di fronte a loro. Lo studente osservò le onde che si espandevano dalla caduta del sasso e si diffusero gradualmente fino a dissolversi. «Vedi, il karma funziona in modo simile alle onde create dalla pietra che ho appena lanciato. Ogni nostra azione, pensiero o parola è come un sasso lanciato nell'oceano della vita. Le onde che generiamo si espandono nell'universo intorno a noi, interagendo con le energie che lo permeano. Queste onde tornano inevitabilmente indietro, portando con loro le conseguenze delle nostre azioni». Il ragazzo annuì, cercando di comprendere meglio. «Maestro, significa che se faccio del bene, il bene tornerà a me, e se faccio del male, il male tornerà?» Il monaco annuì con saggezza. «Sì, ma non è così semplice. Il karma non è una questione di scambio diretto. Le azioni passate possono influenzare il presente, e il presente influenzerà il futuro. Tuttavia, non sempre vediamo immediatamente le conseguenze delle nostre azioni. Il karma può manifestarsi in modi misteriosi e imprevedibili, anche a distanza di molti anni». L'alunno rifletté sulle parole del maestro. «Maestro, come possiamo allora utilizzare la conoscenza del karma per condurre una vita migliore?» Il monaco sorrise nuovamente. «La chiave è la consapevolezza. La consapevolezza delle nostre azioni, delle nostre parole e dei nostri pensieri. Praticando la meditazione e la riflessione, possiamo diventare più consapevoli di come influenziamo il nostro karma. Possiamo coltivare la compassione, la gentilezza e la saggezza, cercando sempre di seminare buone onde nell'oceano della vita. In questo modo, possiamo sperare che le onde del bene tornino a noi e si espandano con gioia anche a tutti gli altri esseri viventi». Il ragazzo annuì, sentendo una nuova determinazione crescere dentro di lui. «Grazie, maestro, per aver condiviso questa profonda saggezza con me. Continuerò a coltivare la mia consapevolezza e a cercare di seminare sempre buone onde nel mio cammino». L'anziano monaco sorrise una volta di più, gratificato da quel sincero desiderio del suo studente di crescere spiritualmente. «Ricorda, ragazzo, il karma è un oceano in costante movimento. La saggezza sta nell'essere pazienti, persistenti e compassionevoli lungo il percorso». Con questo, i due monaci si tuffarono ancora più profondamente nella loro meditazione, lasciando che il vento primaverile portasse via i loro pensieri come petali di ciliegio, sperando che le onde del loro karma fossero piene di luce e amore. Ti ringrazio per aver ascoltato questa storia e se sei interessato ad altri video per immergerti nella profonda saggezza zen, per crescere spiritualmente, ti invito ad iscriverti al canale. Namaste.